Tra Movimento 5 Stelle e Lega sembra già naufragata la tregua sulla TAV con la mozione congiunta che prevede di ridiscutere integralmente il progetto. Insorgono le opposizioni che parlano di voto di scambio tra caso 18 e TAV. Fesserie, replica il vice premier Salvini, che assicura l'obiettivo è andare avanti ridimensionando i costi, ma per i 5 Stelle è il sottosegretario agli esteri Di Stefano a tenere il punto. È un'opera che costerebbe agli italiani 7 miliardi a perdere, per noi va fermata del tutto. La Commissione europea si prepara a bocciare la manovra giallo-verde con un giudizio impietoso, secondo indiscrezioni. Per Bruxelles le due misure cardine, quota 100 e reddito di cittadinanza, avranno effetti negativi su PIL, deficit e debito pubblico. Al vice premier Salvini, che esclude l'ipotesi di una manovra correttiva, replica gelido il presidente della Commissione europea Juncker, non è lui il ministro delle finanze. Al via l'incontro tra allevatori sardi e governo, obiettivo garantire un equo compenso per la vendita del latte di pecora. I pastori ribadiscono la richiesta di un acconto di 80 centesimi per arrivare al prezzo di un euro al litro. Senza accordo minacciano di bloccare le elezioni regionali di domenica. Intanto Coldiretti fa sapere, in questi giorni di protesta sono stati versati in strada o donati 3 milioni di litri di latte. Papa Francesco apre il summit di 4 giorni sulla protezione dei minori e invoca giustizia contro la pedofilia nella Chiesa. Ascoltiamo il grido delle vittime, dice Bergoglio davanti ai leader delle conferenze episcopali di tutto il pianeta, ai quali sollecita misure concrete ed efficaci. Non bastano semplici e scontate condanne per combattere gli abusi. Una Brexit senza accordo non è esclusa e avrebbe conseguenze terribili. Stiamo facendo tutti gli sforzi, ma siamo ancora lontani. È lo sfogo del presidente della Commissione europea Juncker dopo l'incontro con la premier britannica May. Oggi tocca al leader laburista Corbyn cercare a Bruxelles una soluzione per tagliare i ponti tra Regno Unito e Unione europea ed evitare che tra poco più di un mese un no deal faccia piombare tutto nel caos. L'allenatore della Juventus chiama a raccolta i tifosi bianconeri in vista del ritorno di Champions League con l'Atletico Madrid, con l'obiettivo di ribaltare il 2-0 incassato ieri. Dobbiamo credere nella rimonta, non siamo morti, sarà una partita da vivere tutti insieme, ha twittato Allegri. Oggi l'Europa League in campo Inter e Napoli. Buongiorno e bentrovati dal nostro telegiornale. Dunque, al centro del confronto politico c'è l'alta velocità Torino-Lione, che sarà ridiscussa dopo la mozione tra Movimento 5 Stelle e Lega, che sarà votata alla Camera. Oggi il leghista Centinaio chiede di fare chiarezza. L'obiettivo è quello di rivedere il progetto, risparmiare, ma andiamo avanti, ha assicurato il vice premier Salvini. Tiene invece il Movimento 5 Stelle e attraverso le parole del sottosegretario agli esteri Di Stefano che ha detto appunto che l'opera deve essere fermata. L'opposizione insorge, parla di uno scambio di favori tra i due alleati di governo, è chiaro il riferimento al caso Diciotti e il no all'autorizzazione a procedere appunto nei confronti di Salvini. Nero su bianco la mozione concordata, 5 Stelle Lega, che riporta fedelmente il testo del contratto di governo sul TAV. Ridiscutere integralmente il progetto della Torino-Lione nell'applicazione dell'accordo tra Italia e Francia. A stretto giro le dichiarazioni che fotografano una distanza ancora incolmabile tra i due alleati. Tregua parlamentare, quindi, un testo per disinnescare un'altra mozione, quella presentata da Forza Italia a favore dell'alta velocità, insidia potenzialmente divisiva per la maggioranza. Matteo Salvini, quasi a rispondere alle opposizioni che gridano allo scambio, il no dei pentastellati all'autorizzazione a procedere nei confronti del ministro dell'interno per sequestro di persona aggravato per la vicenda della nave Diciotti, contro il no del carroccio alla tratta dell'alta velocità, ribadisce che lui non ci ha ripensato nelle ultime ore. L'obiettivo è rivedere il progetto, risparmiare dove si può risparmiare e andare avanti, insiste Salvini. C'è nel contratto di governo che il progetto andava rivisto e poteva essere ridimensionato, andando a tagliare 1 miliardo di opere che potevano essere evitate. È chiaro che stiamo andando verso questo percorso. Per i 5 Stelle è il sottosegretario agli esteri Manlio Di Stefano a tenere il punto.
È un'opera che costerebbe a tutti gli italiani 7 miliardi a perdere, per noi va fermata del tutto. Confronto destinato a continuare nelle prossime ore a Montecitorio, quando inizierà il dibattito sulle mozioni sul TAV. Una mediazione con all'orizzonte gli appuntamenti elettorali delle europee e delle amministrative non sembra a portata di mano. Il ministro dell'economia Giovanni Tria intanto conferma la sua opinione. Il TAV, come le altre opere pubbliche avviate, va completato. L'obiettivo è mandare un messaggio di serenità a tutti coloro che vogliono investire nel lungo termine in Italia, spiega. Alla finestra l'Unione Europea. Quella sul TAV è una decisione che devono prendere le due repubbliche di Francia e Italia. Vedremo alla fine chi la spunterà, commenta il presidente della Commissione dell'UE, Jean-Claude Juncker. E fa già discutere il rapporto sull'Italia che la Commissione europea approverà mercoledì prossimo. Praticamente riguarda la manovra, non ci sono misure in grado di avere un impatto positivo sulla crescita a lungo termine. Questo si legge nel report. Si tratta quindi di un giudizio negativo da parte di Bruxelles sulle due misure bandiera del governo giallo-verde, che sono quota 100 e reddito di cittadinanza. Due settimane fa ha tagliato le stime del nostro PIL definendolo il peggiore d'Europa. Ora la Commissione europea potrebbe emettere una bocciatura solenne sulla manovra. Allora, ci sono problemi su questo servizio, vediamo dunque se il servizio possiamo vederlo subito. Nel frattempo però vi posso leggere i dati sull'inflazione, perché sono usciti i dati Istat che appunto, come dicevo, sull'inflazione che è infrenata a gennaio di nuovo sotto l'1%. Nel nostro paese i prezzi hanno avuto una crescita dello 0,9% su base annua, il dato più basso dall'aprile del 2018. Da un mese all'altro l'aumento è stato di appena un decimale. Si tratta di un segnale sul dinamismo dei consumi piuttosto contenuto. E queste sono le notizie appunto che riguardano l'economia, ma il servizio, possiamo appunto rivedere adesso il servizio sul rapporto della Commissione europea per quanto riguarda appunto la nostra manovra. Due settimane fa ha tagliato le stime del nostro PIL definendolo il peggiore d'Europa. Ora la Commissione europea potrebbe emettere una bocciatura solenne sulla manovra economica del governo pentaleghista. Non ci sono misure capaci di impattare positivamente sulla crescita del lungo termine. E questo è il giudizio che, secondo un'anticipazione del quotidiano La Repubblica, leggeremo mercoledì prossimo nel Country Report, il rapporto di Bruxelles sullo stato di salute dell'economia di ogni singolo paese dell'Eurozona, pubblicato mercoledì prossimo. Indiscrezioni che sono state smentite però direttamente dal portavoce della Commissione. Consiglio a tutti di distanziarsi da articoli fondati su fughe di notizie e fonti anonime. La Commissione non ha discusso questa questione, ha detto Margaritis Schinas. Ma al di là delle distanze di oggi, le voci circolano da alcune settimane e tutte confermano che al centro dell'analisi della Commissione ci sarebbe una stroncatura dell'intero impianto di politica economica, che non punta sugli investimenti, ma anche delle due misure bandiera del governo pentaleghista. Quota 100 e reddito di cittadinanza non solo non avranno nessun effetto benefico sulla crescita, ma anzi deprimeranno il PIL con ricadute negative sul deficit e sul debito pubblico. Per la Commissione la bassa crescita e le politiche di bilancio del governo italiano portano pressione sul deficit nei prossimi anni, con ripercussioni sul debito che aumenterà oltre il 132%. Del PIL. Per il momento e a due mesi dalle elezioni europee non ci sarà nessuna richiesta ufficiale di manovra bis da parte di Bruxelles, ma sono in molti a scommettere che arriverà puntuale subito dopo l'esito elettorale. È prematuro parlare di manovra correttiva, ha detto ieri Tria in Parlamento. I conti sono in ordine e abbiamo già accantonato 2 miliardi di euro per ogni evenienza. Oggi rincarano la dose gli azionisti di maggioranza. Stiamo parlando del nulla, ha detto Salvini, mentre per i 5 Stelle la manovra bis è pura fantascienza. Salvini non è il ministro delle finanze, pronta la risposta del presidente della Commissione, Juncker.
Il governo è impegnato però su un altro fronte, è appena cominciato il tavolo della filiera per quanto riguarda la protesta del latte dei pastori sardi, che chiedono adesso che il latte di pecora sia pagato 80 centesimi al litro, gli industriali invece offrono soltanto 72 centesimi al litro, i pastori chiedono un prezzo dunque equo e non 65 centesimi al litro. Tutto questo a 3 giorni dalle elezioni regionali in Sardegna. Un tavolo di filiera al Ministero delle Politiche Agricole lo avevano programmato da tempo, ma certo nessuno immaginava che diventasse lo snodo cruciale della vertenza latte. Al centro della contesa c'è la riforma della filiera che dal pecorino romano DOP risale la corrente fino alla materia prima, ma c'è soprattutto il prezzo del latte di pecora. La rivolta del latte, i 3 milioni di litri gettati in strada o donati in beneficenza dai pastori sardi in questi giorni, le elezioni sull'isola alle porte, hanno acceso i riflettori sulla crisi del settore e prodotto un'accelerazione repentina fino alla bozza di accordo che oggi potrebbe essere siglata dalle parti. Rimane però il nodo e la distanza sul prezzo, sceso fino a 60 centesimi, una cifra inaccettabile per gli allevatori che ormai non riescono più a coprire le spese di produzione. Sabato a Cagliari si era arrivati a 72 centesimi come prezzo di acconto al momento del conferimento del prodotto, con promessa speranza di arrivare almeno a 1 euro a novembre, al momento cioè del saldo. I pastori hanno ribadito che quella cifra non va bene perché ancora sotto i costi minimi di produzione che l'ISMEA, l'istituto che monitora i prezzi dei prodotti agroalimentari, ha fissato attualmente a 74 centesimi e per la mancanza di garanzie sull'innalzamento del prezzo nei prossimi mesi. 80 centesimi come acconto è l'ultima richiesta che oggi al Ministero porteranno i rappresentanti degli allevatori in un crescendo di tensione che ha caratterizzato la vigilia dell'incontro. Blocchi stradali, assalti alle autocisterne che trasportano latte e perfino in provincia di Nuoro un ordigno artigianale di alto potenziale accompagnato da scritte "No voto per i pastori" trovato inesploso in una struttura usata come seggio elettorale. Una ipotesi, quella di bloccare i seggi domenica, ribadita fino a stamattina nel corso della trasmissione Omnibus. Sicuramente il 24, già molti hanno consegnato le schede, sicuramente la maggior parte consegnerà le schede e comunque si farà il blocco, come avevamo già promesso, dei seggi elettorali. Il ministro delle politiche agricole Gianmarco Centinaio anche oggi prima dell'inizio del vertice ha mostrato ottimismo. La differenza di 8 centesimi tra quanto offerto dagli industriali e quanto richiesto dagli allevatori si può colmare anche se gli aiuti proposti dal governo, dalla regione e dal Banco di Sardegna, 49 milioni di euro per ritirare le eccedenze di formaggio dal mercato, non hanno convinto le parti. Vedremo come andrà a finire questo vertice così delicato. E adesso sul caso Diciotti, in attesa di sapere se il Tribunale dei Ministri di Catania accetterà la richiesta di archiviazione per il Presidente del Consiglio Conte, Ministri Toninelli e Di Maio, 41 dei migranti costretti a rimanere a bordo della nave bloccata in porto lo scorso agosto hanno chiesto un risarcimento al Presidente del Consiglio e al Ministro degli Interni Salvini. Nel ricorso presentato al Tribunale Civile di Roma, la cifra richiesta oscilla tra 42.000 e 71.000 euro a testa. E alle primarie del PD mancano ormai 10 giorni, ma si fa sentire una certa tensione e qualche mal di pancia tra i candidati. Questa mattina c'è stato lo sfogo di Matteo Richetti, che ha criticato Maurizio Martina sulla composizione delle liste, che secondo lui avrebbe penalizzato esponenti che gli sono più vicini a favore di quelli renziani. Poi c'è stato questo sfogo, ma poi tutto, insomma, durante la giornata è rientrato. Maurizio Martina e Matteo Richetti, candidato alla segreteria del PD e suo vice, hanno subito derubricato lo scontro a colpi di insulti a normale dialettica interna di partito. Titolare e vice contro sulle liste in fase di definizione in queste ore a 10 giorni dalle primarie. A svelare la tensione arriva un lungo audio WhatsApp mandato da Richetti ai suoi e finito sui siti dei quotidiani. Martina può andare a cagare domani mattina, si è dimostrato che ha voluto preferire i Lotti, i De Luca e compagnia, non vedrà una parola di sostegno da parte mia su questo. Richetti accusa Martina di aver fatto man bassa dei posti per saldare l'asse con i renziani che sostengono la sua lista. Ma strappare in questo momento non ha senso, faremmo la figura dei mercenari della politica. Certo, non andremo in giro a dire di votare Martina, aggiunge ancora Richetti in rotta aperta con il suo superiore. Caso superato, dice questa mattina Martina, intervistato da Radio 24, dove spiega che l'audio è di 3 giorni fa. Questo è un audio di qualche giorno fa, è ampiamente superato dalle cose che per fortuna abbiamo fatto poi dopo, anche sistemando
un po' di questioni interne nei vari territori. Tutto chiarito con Richetti, ci siamo visti ieri sera ad una iniziativa del Partito Democratico dove c'erano anche Del Rio e Calenda, prova a chiuderla Martina. Rimango al suo fianco, dice poco fa anche Richetti, che però non si rimangia le accuse. Il mio era uno sfogo in ambito privato, dico e ripeto che sono incavolato nero per la costruzione delle liste, ribadisce, spiegando di essere amareggiato perché fuori rimangono ragazzi che dovrebbero portare una innovazione vera. Le primarie del PD sono in programma domenica 3 marzo. E oggi per il Vaticano, in Vaticano è una giornata significativa perché si è aperto il summit che durerà 4 giorni sulla protezione dei minori. Il tema è quello della pedofilia nella Chiesa. Il Papa ha chiesto concretezza, ha chiesto misure concrete, non soltanto condanne scontate. I piccoli chiedono giustizia, queste sono le parole di Bergoglio. Al summit partecipano anche alcune vittime degli abusi e hanno fatto anche un appello. Dinanzi alla piaga degli abusi sessuali. Di fronte alla piaga degli abusi sessuali perpetrati da uomini di chiesa a danno dei minori, ho pensato di interpellare voi per discutere insieme in maniera sincera e approfondita come affrontare questo male che affligge la Chiesa e l'umanità. Con queste parole il Papa si è rivolto stamani in Vaticano ai 190 tra patriarchi, cardinali, arcivescovi, vescovi, superiori religiosi e responsabili in arrivo da ogni parte del mondo per partecipare al summit di 4 giorni sulla protezione dei minori nella Chiesa. Ricordando che il santo popolo di Dio non si attende dai prelati semplici e scontate condanne, ma che vengano predisposte misure concrete ed efficaci, Francesco ha fatto appello alla libertà di dire tutto con franchezza, coraggio e massima concretezza. Il Santo Padre chiede fermezza assoluta nel combattere la lunga battaglia contro gli abusi nei confronti dei minori e di silenzi omertosi da parte di chi sa e continua a coprire vicende umane a dir poco devastanti. La 4 giorni in corso mira anche a stabilire una procedura, un modus operandi che permetta a ciascun prelato di sapere esattamente cosa fare, quali compiti assolvere, come strutturare i vari gradi di intervento e decisione per raggiungere la trasparenza che troppo spesso è mancata. Chiedo allo Spirito Santo di sostenerci in questi giorni e di aiutarci a trasformare questo male in un'opportunità di consapevolezza e di purificazione, ha sottolineato Francesco, e che la Vergine Maria ci illumini per cercare di curare le gravi ferite che lo scandalo della pedofilia ha causato sia nei piccoli sia nei credenti. Ieri, in Vaticano, Bergoglio aveva baciato la mano di un'ex vittima della pedofilia che, insieme con una deputata, gli aveva consegnato una relazione sul fenomeno degli abusi sessuali nella Chiesa polacca ed un elenco dei vescovi locali che avrebbero cercato di occultarlo. Alla richiesta di esaminare i dossier, il Papa avrebbe risposto: lo prometto. Quello che chiederemo al Papa, aveva precisato il comitato organizzatore della giornata per le vittime, è di mettere in pratica una vera tolleranza zero. Per il portavoce di Ending Clergy Abuse, Peter Isley, i punti sono due: cacciare i preti abusatori ed espellere anche vescovi e cardinali che hanno coperto. Le loro dimissioni non bastano. Con tante avversità. Poi il difficile e tortuoso percorso verso la Brexit. Oggi in primo piano ci sono le parole del presidente della Commissione Juncker, che non è affatto ottimista. Una Brexit senza accordo non è esclusa, ha detto Juncker, avrebbe conseguenze terribili, ma stiamo comunque facendo tutti gli sforzi. Dal punto di vista interno invece continua l'emorragia dei deputati conservatori e dopo Theresa May oggi è la volta dei leader dei laburisti Corbyn ad andare a Bruxelles. Oggi tocca a Jeremy Corbyn andare in pellegrinaggio a Bruxelles alla ricerca del Santo Graal, cioè dell'accordo per tagliare i ponti tra Regno Unito e Unione Europea in maniera ordinata ed evitare che tra poco più di un mese un no deal faccia piombare tutto nel caos. Stiamo facendo tutti gli sforzi perché la Brexit sia organizzata, è stato lo sfogo sconsolato di Jean-Claude Juncker stamattina, ma non ci siamo ancora perché al Parlamento britannico votano sempre contro qualcosa, non c'è mai una maggioranza a favore. Se ci sarà un no deal, non lo posso escludere, ci saranno enormi conseguenze. Il leader laburista vedrà tra poco il capo negoziatore dell'Unione, Michel Barnier, per sondare il terreno sulla proposta di cui si è fatto promotore. Far restare Londra all'interno dell'Unione doganale, rendendo inutile così il famoso backstop, meccanismo escogitato per tenere aperto il confine tra le due Irlande anche dopo la Brexit, e che l'ala destra del Partito Conservatore non ha alcuna intenzione di approvare. Ma questa è finora una semplice proposta del Labour, che non ha il crisma dell'ufficialità, quindi Barnier lo ascolta per cortesia istituzionale, ma i vertici
politici europei si interfacciano solo con la rappresentante del legittimo governo, cioè Theresa May. L'incontro della Premier ieri sera con Juncker è stato definito da entrambe le parti costruttivo, che in linguaggio diplomatico più o meno significa ognuno è rimasto dell'idea di prima e di soluzione all'orizzonte per ora non ce ne sono. Anche perché a Westminster la confusione sembra regnare sovrana. Entrambi i partiti maggiori, conservatori e laburisti, questa settimana hanno subito scissioni, non determinanti per i numeri coinvolti, 8 deputati Labour e 3 Tories, ma che potrebbero rappresentare solo il prologo di una vera e propria valanga in Parlamento, soprattutto se il Regno davvero prendesse la direzione di una Brexit senza accordo e senza regole. Secondo le deputate che hanno abbandonato i conservatori, in questo caso ben un terzo del partito sarebbe pronta a voltare le spalle a Theresa May. Andiamo a vedere adesso cosa sta succedendo a Tirana, dove oggi è tornata in piazza l'opposizione per chiedere le dimissioni del presidente socialista Edi Rama e anche per chiedere un nuovo governo transitorio che porti poi a nuove elezioni. La protesta di oggi segue anche la decisione dei deputati dell'opposizione di lasciare il Parlamento. Nel fine settimana ci sono stati degli scontri, la manifestazione si sta svolgendo in questo momento in modo pacifico, ma dall'Europa arriva una condanna a queste nuove proteste della opposizione, appunto. Filo spinato e 1000 agenti in tenuta. Antisommossa a Tirana. Il Parlamento è presidiato dalla notte scorsa. In campo è scesa anche la Guardia Repubblicana. Ma il Ministero dell'Interno assicura che le forze dell'ordine sono comunque pronte ad agire ad ogni atto illecito o violento con la forza della legge e in modo proporzionato. Il Presidente del Parlamento ha rinviato la seduta in agenda. Tutto per evitare una replica di quanto accaduto la scorsa settimana con migliaia di persone in piazza, l'assalto alla sede dell'Assemblea Nazionale e gli scontri con la polizia. L'opposizione di centrodestra, guidata da Ulzim Bascia, ha convocato una nuova manifestazione contro il governo del socialista Edi Rama. L'obiettivo è la destituzione del Premier, la nascita di un esecutivo di transizione, nuove elezioni politiche. Per questo i deputati del Partito Democratico e alcuni scissionisti socialisti si sono dimessi in massa, puntando a delegittimare il Parlamento. Le accuse a Rama vanno dalla corruzione dilagante nelle istituzioni alle connivenze con i cartelli balcanici della droga, accuse che il Premier respinge, denunciando invece come dietro alle proteste ci siano i vecchi poteri di palazzo. Un riferimento all'avversario storico, l'ex primo ministro Sali Berisha, sconfitto da Rama nelle elezioni del 2013, oggi principale sponsor politico di Ulzim Bascia. Più volte Berisha ha incitato gli albanesi alla rivolta armata contro il governo in carica, paragonando l'Albania al Venezuela di Nicolas Maduro. Eppure, proprio sotto i suoi mandati da Presidente della Repubblica prima e da Premier poi, il paese ha toccato le punte massime di corruzione e malaffare, tanto che Edi Rama arrivò al governo proprio sulla spinta popolare che chiedeva un cambio deciso, ma le riforme promesse ed attuate solo in parte dal leader socialista vanno a rilento, l'economia del paese è di nuovo infrenata e per molti giovani l'emigrazione è l'unica soluzione. Da Bruxelles l'alto rappresentante europeo Federica Mogherini e il commissario per l'allargamento dell'Unione Hahn condannano oggi fermamente le dichiarazioni e i toni violenti dell'opposizione a Tirana, difendendo il ruolo del Parlamento come l'unico luogo deputato all'espressione legittima della democrazia in ogni sua forma. È salito ad almeno 78 vittime il bilancio del devastante incendio che ha colpito 5 edifici alla periferia di Dhaka in Bangladesh. Molte delle persone sono rimaste intrappolate nei palazzi, come riferiscono fonti ufficiali locali. Le fiamme sarebbero divampate in un edificio residenziale dove c'era un deposito di sostanze chimiche infiammabili. Da lì l'incendio si è propagato rapidamente agli edifici vicini. L'area in cui si sono sprigionate le fiamme, infatti, è caratterizzata dalla presenza di numerosi stabili, l'uno accanto all'altro, separati da vicoli stretti. E adesso ci occupiamo del caso della figlia dell'ex ambasciatore nordcoreano a Roma, che è stata riportata in patria dopo la fuga del padre, un caso che è anche diventato una polemica politica, protesta dei parlamentari dell'opposizione e di maggioranza. Il Movimento 5 Stelle chiede che il ministro dell'Interno intervenga in aula. Dal canto suo invece Salvini ha replicato dicendo di rivolgersi al Ministero degli Esteri. Di fatto però la Procura di Roma è pronta ad aprire un fascicolo.
Una ritorsione per punire il diplomatico accusato di diserzione o un rientro volontario è giallo sul rimpatrio della figlia dell'ex ambasciatore pro tempore della Corea del Nord, Yo Song-jil, scomparso da Roma a novembre. La procura è pronta ad aprire un fascicolo sul caso sulla base di un'informativa di polizia giudiziaria della Digos. Si cerca di mettere insieme i numerosi tasselli di una vicenda intricata. Tutto nasce dalle rivelazioni di un altro diplomatico nordcoreano dissidente, Tae Yong-ho. Tae, ex numero 2 dell'ambasciata a Londra, è stato lui a dichiarare che la figlia di Yo era stata riportata in patria a novembre con un blitz a Roma degli agenti del regime di Pyongyang. La studentessa di 17 anni sarebbe stata costretta a rientrare poco prima di riunirsi con i genitori, una rivelazione che però non ha ancora trovato conferme. Per le autorità di Pyongyang, invece, le cose sono andate diversamente. Yo Song-jil e la moglie hanno lasciato l'ambasciata di Roma il 10 novembre e la figlia è rientrata volontariamente, 4 giorni dopo, perché aveva chiesto di stare con i nonni. E quanto la sede diplomatica nordcoreana di Roma ha comunicato alla Farnesina, ma soltanto il 5 dicembre, come riferito dallo stesso Ministero degli Esteri italiano, che ha precisato di non avere altre informazioni. Una nota dell'ambasciata nordcoreana a Roma aveva comunicato che la figlia di Yo sarebbe stata accompagnata da personale femminile dell'ambasciata, ma la Farnesina non ha spiegato perché sia stato concesso alle autorità nordcoreane di riportare la giovane in Corea del Nord senza avvisare contestualmente le autorità italiane. Yo Sing-jil, 47 anni, ha fatto perdere le tracce un anno dopo la nomina incaricato d'affari a Roma per rimpiazzare il suo predecessore Moon Young-nam, espulso dall'Italia per protesta contro gli esperimenti missilistici di Kim. Secondo fonti di Seul, ora si troverebbe sotto la protezione di servizi segreti occidentali, forse italiani, in attesa di ottenere asilo negli Stati Uniti. Un intrigo internazionale che in Italia si è trasformato in un caso politico e in un altro motivo di tensione fra Lega e Movimento 5 Stelle. Chiediamo al Ministro dell'Interno di riferire in Parlamento, hanno scritto i deputati e i senatori grillini delle commissioni affari esteri di Camera e Senato. Se i fatti fossero confermati sarebbero gravissimi. Non è tollerabile che agenti dell'intelligence di un paese straniero agiscano indisturbati in territorio italiano compiendo attività illegali. La giovane rischia di essere imprigionata e torturata. Il Ministro Salvini oggi risponde: non c'entro nulla, è una questione di ambasciate, rivolgetevi alla Farnesina. La cronaca adesso ci porta in Sicilia, dove la procura di Siracusa ha posto sotto sequestro 2 petrolchimici e anche 2 depuratori nella zona tra Priolo e Melilli. Secondo gli magistrati e secondo gli inquirenti, dal 2014 al 2016 gli impianti avrebbero permesso l'emissione di materiale inquinante. Sono stati anche notificati 19 avvisi di garanzia. Concentrazioni elevate di sostanze inquinanti, per questo carabinieri e agenti della Guardia di Finanza di Siracusa hanno messo i sigilli a 2 stabilimenti petrolchimici e 2 depuratori in provincia di Siracusa. Siamo nel triangolo industriale di Priolo Gargallo, Augusta, Melilli. Si tratta degli impianti Versalis di Priolo, Sasol di Augusta e i depuratori TAS di Melilli e IAS di Priolo. La procura di Siracusa ha emesso anche 19 avvisi di garanzia nei confronti dei manager delle aziende che tra il 2014 e il 2016 hanno rivestito incarichi di responsabilità. Le indagini sono nate dai ripetuti esposti da parte dei singoli cittadini e associazioni che denunciavano aria irrespirabile in alcune zone. La procura si è avvalsa della collaborazione di un pool di consulenti che avrebbero rilevato concentrazioni inquinanti stabilmente elevate con ripetuti picchi e la mancata utilizzazione delle migliori tecniche disponibili da parte dei responsabili degli stabilimenti. In sostanza, scrivono gli inquirenti, sono stati raccolti elementi che inducono a ritenere che la qualità dell'aria si sia fortemente degradata e nei comuni di Priolo Gargallo, Augusta e in parte Melilli sia nettamente inferiore a quella degli altri comuni della provincia. Il sequestro effettuato oggi è solo preventivo, ovvero le aziende possono continuare la loro attività a condizione di firmare un cronoprogramma. In massimo 90 giorni devono ridurre le emissioni inquinanti, entro un anno devono eseguire opere di adeguamento degli impianti. Per garantire il rispetto di questi obblighi devono presentare una fideiussione bancaria. Stiamo fornendo la massima collaborazione, fanno sapere i vertici della società Versalis. Confidiamo di poter dimostrare la correttezza del nostro operato.
Torniamo sulla truffa dei diamanti su cui indaga la Procura di Milano. Secondo gli inquirenti, i preziosi venivano presentati da 5 banche come investimento, ma in realtà valevano addirittura fino all'80% in meno di quanto i clienti pagavano. Tra i presunti truffati ci sono molti volti noti sia della musica che della televisione. Nessuna scelta mirata del cliente a cui proporre l'acquisto di diamanti, nessuna scelta del profilo del risparmiatore, come in gergo bancario vengono catalogati i livelli di rischio, basso, medio o alto. Ecco un'altra falla nella protezione del cliente nel sistema bancario, che viene evidenziata dall'inchiesta della Procura milanese sulla presunta truffa delle pietre preziose, comprate a prezzi gonfiati da migliaia di ignari e fiduciosi correntisti di 5 istituti di credito, intermediari con le società di vendita. Dirigenti e funzionari non sceglievano dunque a chi rivolgersi, non erano tenute in considerazione le valutazioni obbligatorie per legge sulle operazioni finanziarie. Inoltre la compravendita di diamanti nel sistema bancario non è soggetta ad alcuna regolamentazione, che invece esiste per altri beni immobili come l'oro, l'argento, il petrolio o il grano. Sia la società NB, oggi fallita, sia gli istituti bancari si rivolgevano ai consumatori in maniera indifferenziata, quindi coinvolgendo qualsiasi tipo di risparmiatore, sia piccoli risparmiatori sia grandi risparmiatori, purché il discrimine fosse che avessero dei soldi a disposizione. Quindi una proposta di diamanti che è venuta a pioggia, senza alcuna valutazione dei profili di rischio del risparmiatore. Facevano leva sulla paura delle persone, funzionari delle banche, quando proponevano loro di comprare il bene rifugio. Il sistema sarebbe iniziato nel 2011, anni difficili per l'economia italiana, lo spread impazzito. Dal pensionato all'imprenditore, a tutti dunque veniva proposto l'investimento rifugio. In questo caso il risparmiatore, per tutelarsi, poteva far riferimento ad un broker che opera con le più grandi compagnie di diamanti della borsa di Anversa e contestualmente gli sottoponeva il nostro unico listino, che è Rapaport, pubblicato ogni settimana dalla borsa di Tel Aviv, e in questo riconosceva il valore della pietra. Era impossibile confutare le quotazioni presentate con tanto di tabelle false per capire il reale valore di quelle pietre. Ci fermiamo per soli 3 minuti, subito dopo vi aspetto con le notizie sportive. Eccoci di nuovo in diretta, cominciamo con la Juventus, sconfitta in Champions League, a Madrid è finita 2-0 per l'Atletico, ora nella gara di ritorno che si giocherà a Torino il 12 marzo prossimo servirà una rimonta. Senza la VAR, che ha tolto un rigore ingiusto all'Atletico Madrid e annullato una rete a Morata per una spinta a Chiellini, poteva finire peggio. Ma nemmeno la tecnologia ha evitato ai bianconeri una sconfitta netta sia nel risultato 2-0 che nei muri. Noi abbiamo fatto un secondo tempo brutto. Perché? Perché ci siamo addormentati e siamo andati dietro a loro, cosa che non è stata nel primo tempo. Ma chi stasera pensava di venire qui e vedere una partita bella e andare via divertendosi, si sbagliava. La Juve si è scoperta nuda nella serata più importante della stagione, impotente, soffocata dai propri errori, uno su tutti. Aver pensato che potesse bastare la squadra che stravince nel campionato italiano per vincere anche in Europa, così non è stato. Ora sappiamo che la netta sconfitta di appena 20 giorni fa subita a Bergamo in Coppa Italia non era affatto un episodio isolato come venne catalogato da Allegri, ma la spia che qualcosa aveva smesso di funzionare. La Juve sembra aver smarrito la sua anima feroce, quella determinazione agonistica che in passato era stata la sua forza, paradossalmente è come se l'arrivo di Cristiano Ronaldo l'avesse imborghesita. Ronaldo direi che ha fatto una buona partita, è un giocatore che è abituato a giocare queste partite, quindi non è che stasera assolutamente ha deluso. Abbiamo sbagliato al secondo tempo come squadra. L'immagine della partita di Ronaldo e la manita mostrata ai tifosi dell'Atletico per ricordare le 5 Champions vinte, molta arroganza e poca sostanza. È stata una serata difficile, ora crediamoci, ha scritto lo stesso Ronaldo stamattina sul suo profilo Instagram, ma la sensazione è che sarà dura perché la Juve dovrà segnare senza subirne 3 reti a una squadra che in Champions, sinora, ha subito meno di un gol a partita.
In Europa League la Lazio è stata eliminata dal Siviglia 2-0 il risultato finale. Oggi tocca al Napoli che al San Paolo ospita lo Zurigo, forte delle 3-1 dell'andata, e all'Inter sempre in casa con il Rapid Vienna, ma ancora le prese con il caso Icardi. Ancora senza Mauro Icardi, l'Inter si aggrappa a Lautaro Martinez per strappare la qualificazione agli ottavi di Europa League contro il Rapid Vienna e centrare il quarto successo consecutivo. I nerazzurri viaggiano sul vantaggio del successo per 1-0 dell'andata, ma a tenere banco è ancora il caso Icardi. L'argentino non ci sarà neanche a Firenze, ma adesso è con le spalle al muro perché le ulteriori visite mediche hanno confermato che il ginocchio è a posto. Insomma, deve tornare, deve giocare anche senza la fascia di capitano. Basta con le frecciate sue e di Van Danara sui social. L'ultimo recita: vai via se non ti valorizzano. Che, come dice Spalletti, non risolvono la situazione. Queste situazioni qui non si risolvono con le chat, con i video e con i like. Si risolvono direttamente con le parole e con lo stare insieme. La logica delle dinamiche corrette di cui parla Spalletti implica un cambio d'atteggiamento da parte di Icardi. Il tecnico vuole che parli ai compagni nello spogliatoio, che volti pagina, chieda scusa per alcune dichiarazioni fuori luogo e ricominci a lottare per il bene dell'Inter. Stasera a San Siro Mauro non ci sarà. Perisic, Nainggolan e Lautaro dovranno dimostrare ancora una volta di saper fare a meno di lui. Dopo l'eliminazione della Lazio e la sconfitta della Juve, un po' di allarme Europa per l'Italia c'è. Anche il Napoli adesso si aggrappa alla Coppa, perché Ancelotti sa bene che solo arrivare alla finale salverebbe la sua prima stagione a Napoli, visto che la lotta a scudetto con la Juventus è già archiviata, eppure la Coppa Italia è andata. Passare il turno dopo il 3-1 in Svizzera non sembra un problema, e anche il bel gioco c'è, quello che manca sono i gol per un Napoli reduce da 2-0-0 consecutivi in campionato. Ancelotti farà turnover, sicuro l'impiego di Mertens e di Kirikes al rientro dopo 5 mesi. Fiacca la prevendita al San Paolo, si prevedono non più di 20.000 spettatori, ma bisogna accontentarsi, questa non è la Champions. E oggi si conclude la prima serie di test della Formula 1 in attesa della seconda tornata di prove che si terranno sempre a Barcellona la settimana prossima. Un primo bilancio vede la Ferrari davanti agli altri in termini di maturità di progetto oltre che di tempi sul giro. 2000 e non sentirli. Dopo oltre 2000 chilometri la Ferrari chiude oggi i primi test di Barcellona con un unico vero problema: dissimulare l'ottimismo. Un problema non esattamente tecnico, insomma, per il nuovo team principal Mattia Binotto, al termine di 4 giorni in cui la SF90 ha accumulato, sia con Vettel che con il promettentissimo Leclerc, impegnati in questa ultima giornata di test, centinaia di giri senza alcun tipo di allarme. Meccanicamente, o sarebbe meglio dire elettronicamente parlando, a Power Unit ha girato dimostrando una maturità progettuale che i rivali stanno ancora cercando. Ma soprattutto è la completezza del pacchetto motore aerodinamica che ha impressionato. Per 2 giorni su 4 la Ferrari ha stabilito i migliori tempi di giornata, pur variando come da programmi assetti, mescole, mappature. E se i tempi in questi test non sono paragonabili tra team e team, troppe le variabili per fare un valido raffronto, è l'equilibrio complessivo già raggiunto che comincia a preoccupare realmente gli avversari. La Mercedes, dominatrice dell'era ibrida, 5 titoli dal 2014, non fa solo il classico gioco tattico quando ammette che al momento la Ferrari vale mezzo secondo in più. Il supermotore tedesco, totalmente riprogettato, non è certo stato spremuto, ma in termini di efficacia aerodinamica, specialmente sull'anteriore, la V10 sembra avere ancora molto lavoro da fare. E una riprova ne è, anche grazie all'esperienza dell'ex ferrarista Kimi Raikkonen, la ottima performance complessiva dell'Alfa Romeo, con la Ferrari condivide tra l'altro proprio l'ala anteriore. 4 giorni non possono ovviamente dare certezze di alcun genere per quello che sarà con ogni probabilità ancora una volta un braccio di ferro tra Ferrari e Mercedes, con la Red Bull a fare da terzo incomodo, soprattutto se il nuovo corso Honda non darà cattive sorprese. Ma la sensazione è che anche quest'anno, al via della stagione tra meno di un mese in Australia, sarà la Ferrari a partire con una misura di vantaggio, con i tifosi del cavallino ad augurarsi che a Maranello abbiano imparato la severa lezione del 2018. Sbagliare è umano, per Vettel come in Ferrari, ma perseverare sarebbe davvero imperdonabile. Ed era l'ultimo servizio, grazie per averci seguito. Adesso vi lascio a Tagadà. Buona giornata a tutti voi.